Questa è la spiegazione del trucco della bottiglia attraverso il tavolo o della bottiglia attraverso il corpo. Il gioco viene fatto con un gimmick, in questo caso abbiamo un gimmick per le bottiglie di birra verde e abbiamo un gimmick per le bottiglie di birra invece marrone. Abbiamo visto che il nastro azzurro e Peroni va benissimo, ma allo stesso modo il 90% delle bottiglie di birra sono o verdi o marroni. Allora, dov'è che va posizionato il gimmick? Tu puoi iniziare con il gimmick direttamente inserito nel pollice, così come se fosse un falso pollice, e tenere il foglio di carta. O in alternativa, quindi puoi iniziare in questo modo e mostrare il foglio di carta sia avanti che dietro, nel girare il foglio ti rimane così dietro la mano. Quindi mostri così e giri così. In realtà ti rimane nascosto in questo modo. O in alternativa puoi iniziare con il gimmick qua nascosto nella tasca dei pantaloni qua in basso. In questo caso tu mostri facendo vedere bene le tue mani, poni l'attenzione sulla mano, dici guarda, userò anche il foglio di carta e allo stesso modo userò una bottiglia. Mentre attiri l'attenzione sulla bottiglia, qua vai con il pollice a prendere qua nella tasca il gimmick. Vediamo l'effetto, ora che abbiamo il foglio di carta. Quindi tu hai il gimmick qua, dici guarda le mie mani, ti faccio esaminare le mie mani, vediamo anche il foglio di carta e vediamo anche la bottiglia. Mentre attiri l'attenzione sulla bottiglia ti impadronisci di nascosto del gimmick. A questo punto prendi il foglio di carta e lo inclini leggermente in questo modo, così leggermente inclinato, metti sopra, con la mano sinistra accartocci. Tieni qua il beccuccio ben fermo e giri intorno alla bottiglia. Ora in questo caso io ho usato dei fogli A4. Allo stesso modo, prendendoli più o meno della stessa dimensione, puoi utilizzare un foglio di giornale. È importante che la carta non sia molto soffice, ma abbia quella giusta rigidità da mantenere la forma della bottiglia. Perché quello che avverrà in questo gioco è che la bottiglia in realtà uscirà fuori dal gimmick. Quindi, questa qua è la parte iniziale della spiegazione che va bene sia per la bottiglia attraverso il corpo che per la bottiglia attraverso il tavolo. Ora, in questa prima fase ti spiego l'effetto della bottiglia attraverso il tavolo. Terminato questo gioco, se tu ti trovi in un pub dove il tavolo è più alto, puoi fare questo effetto. Allora, la moneta sopra il tavolo, tenterò di farla passare attraverso. Questa è la spiegazione dal gioco in piedi solamente se il tavolo si trova così, alto più o meno a questa altezza, quindi deve essere il tavolo di un pub. Tu batti, dici guarda, un oggetto solido passerà attraverso un oggetto solido, ti tiri indietro e a questo punto, quando sei al di sotto del tavolo, il tavolo dovrebbe essere più alto per farlo da in piedi, con la mano destra stai sotto, lasci scivolare la bottiglia e la piazzi tra le gambe così. Quindi batti, quando la tensione è qua, tu da sotto prendi la bottiglia e la porti in mezzo alle gambe. Dopodiché vai sotto il tavolo, ora qui abbiamo solo il gimmick, la bottiglia vuota, batti e fai vedere che la bottiglia sprofonda. Questo è il caso di spiegazione del gioco con un tavolo alto. Se invece il tavolo è basso, tu presenti il gioco in questo modo. A questo punto che hai incartocciato tutto, ti metti seduto, batti. Il gioco non riesce, puoi fare uno o due tentativi in cui fai vedere che la moneta non passa attraverso il tavolo. Quando non riesce, tu ti tiri qua sul bordo del tavolo, vedi? Siamo bordo tavolo. Ti tiri qua sul bordo del tavolo, fai cadere la bottiglia. Guarda, la bottiglia va così in mano e la metti orizzontale. Tutto questo mentre tu ti trovi al di sotto del tavolo. Nel frattempo tu parli, distrai lo spettatore e li guardi negli occhi. È molto importante che tu con gli occhi guardi in alto e dici ok, il gioco non è riuscito, ma tenterò di farlo ancora una volta. Non devi fare questo movimento usando la fretta, non è un gioco di velocità. Gli spettatori non si immaginano quello che sta per avvenire. Quindi tu ti tiri lungo il bordo del tavolo, lasci cadere la bottiglia tranquillamente, eccola qua, la estrai praticamente,
mentre parli e non guardi la bottiglia e non guardi neanche la moneta, ma guardi gli spettatori negli occhi e dici una frase che li possa distrarre. Dico, beh, vorrei vedere te far passare una bottiglia attraverso il tavolo. Io però ho a disposizione tre tentativi. A questo punto mostri la mano, vai sotto il tavolo, ti impadronisci della bottiglia sotto il tavolo e batti in questo modo. Nel dare il colpo sotto batti con la bottiglia e questa qua che è il gimmick lo sprofondi e lo accartocci dentro il foglio di carta che prendi e quindi lo fai accartocciare, tiri fuori la bottiglia che è passata attraverso il tavolo. Mentre per il gioco della bottiglia che passa attraverso il corpo, io innanzitutto ti consiglio di prendere riferimento dal video che trovi allegato del gioco per vedere i movimenti che vengono fatti, ma le astuzie psicologiche te le faccio notare. Qui siamo nella stessa situazione in cui noi abbiamo la bottiglia, in questo modo la accartocciamo, ok? E così noi abbiamo creato il nostro gimmick che dà la sensazione della bottiglia. Ok, spingi la bottiglia sul corpo dello spettatore e anche in questo caso è un gioco di distrazione. Tu gli dici, ok, senti la bottiglia solida sul tuo corpo? Beh, molto bene. Molto importante che non respiri con la bocca, ma che respiri in questo gioco con il naso. Puoi dire questa frase o altre frasi che distraggono lo spettatore da quello che sta per avvenire. Quindi, mi raccomando, non devi ispirare con la bocca, ma ispirare con il naso, semmai l'espirazione, ecco, puoi buttare fuori l'aria utilizzando la bocca, ma non farla entrare attraverso il naso. Puoi dire frasi che hanno un non senso di questo genere, lascio chiaramente alla tua fantasia il poter cambiare la frase. L'importante è che tu distrai lo spettatore e lo confondi un attimino, ma nel frattempo, mentre dici questa cosa, premi la bottiglia così. Così hanno, dall'ottica di chi guarda, ora io che guardo verso il basso, ho ben chiaro di vedere la bottiglia, mentre il mio occhio non riesce a vedere qua. È una questione di angolazione dell'occhio, quindi anche se questa parte fosse in vista, non riesco a guardarla bene perché semmai l'attenzione è sulla bottiglia e soprattutto l'attenzione è verso me che parlo. A questo punto io chiedo allo spettatore, dice guarda, non va bene la posizione che tu hai, incrocia le mani in questo modo. Mentre lo spettatore incrocia le mani in questo modo, mettiamo chiaramente lo spettatore qua alla mia sinistra, gli dico guarda, incrocia le mani in questo modo. A questo punto vado con la mano a toccare la bottiglia, io prenderò la bottiglia in questo modo e subito la estraggo e vado dietro la schiena dello spettatore. Chiaramente ti invito a guardare più volte il video del gioco che di come si presenta il gioco per renderti meglio conto del movimento, però il timing è questo, il tempo è questo. Metti le mani in questo modo, a questo punto ti porti spalla a spalla verso lo spettatore, vai con la mano così sotto a contatto, guarda, già hai la presa ben solida, eh? Devi avere la presa solida e subito vai dietro e lo spettatore vede solamente la punta. A questo punto lo stesso effetto, contro il corpo dello spettatore, facciamo questo è il corpo dello spettatore, tu premi e subito accartocci il gimmick nella carta e contemporaneamente dietro la schiena tu premi. Lo spettatore deve sentire qualcosa che gli batte dietro la schiena. È sparito e ti giri avanti e gli fai vedere che la bottiglia è passata attraverso il corpo. Questa è la spiegazione del trucco della bottiglia attraverso il corpo.